Sull'autostrada A1, nell'area di servizio Casilina Est, è stato inaugurato il primo Safety Point, uno spazio interattivo pensato per gli automobilisti in transito sulle autostrade italiane, in cui saranno condivisi e divulgati temi legati alla sicurezza stradale. L'obiettivo di questa cooperazione fra Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato è quello infatti di promuovere comportamenti corretti alla guida. Alla cerimonia, oltre ai vertici di ASPI, erano presenti anche il capo della Polizia, Lamberto Giannini, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Sentiamo allora le loro dichiarazioni, raccolte da Alessandro Fresilli. Un punto importante per gli utenti qui dell'autostrada, che hanno la possibilità di mettersi in contatto con le strutture della Polizia di Stato, avere una attenzione e quindi avere tutta una serie di servizi che vanno da richieste di sicurezza, chiarimenti, un contatto con l'istituzione, il che è molto importante. A questo si aggiunge una sensibilizzazione sulla sicurezza, che è un tema importantissimo. Sicurezza che si declina in tante maniere, dalla velocità all'attenzione alla guida, e avere questa metodologia, questa opportunità di richiamo in un attimo di tranquillità, di sosta, per noi è molto importante. È fondamentale che le strade siano percorsi di vita e non di morte. Avere più di 3.000 morti sulle strade italiane è inaccettabile, troppe distrazioni al volante, troppi telefonini, troppe chiacchiere, troppo uso e abuso di alcol, e proporrò che ci sia un sistema obbligatorio di blocco dell'avvio del motore, come in altri paesi europei con l'alcol lock, se uno non è in condizione di guidare, e quindi che le strade tornino a essere luogo di vita e non di morte. E quindi regole più stringenti, casco obbligatorio, targa obbligatoria anche per le due ruote, penso anche ai monopattini e alla nuova mobilità, ritiro a vita della patente per chi reitera alcuni comportamenti folli, ma soprattutto educazione stradale vera, con immagini emozionanti, scioccanti, con testimonianze dei genitori di chi non c'è più e di ragazzi che sono sopravvissuti ammaccati. E quindi conto che l'anno scolastico 2023-2024 avrà in tante scuole educazione stradale vera.